Sindaco, non è stato un brutto segnale oggi l'occupazione del comune proprio quando in concomitanza con una cerimonia così toccante? Questo lo deve chiedere agli occupanti, non al sindaco. Noi riteniamo che questa città ha tante sofferenze e le sofferenze non si misurano con le valutazioni di opportunità. Io sono una persona che ha grande rispetto per chi soffre. Quindi innanzitutto do la solidarietà ai due poliziotti municipali che in modo assolutamente ingiustificato stamattina hanno subito delle lesioni e uno in questo momento è in ospedale. Quindi questo è un fatto inaccettabile, quando parliamo di sofferenze le sofferenze sono tante. Poi c'è grande vicinanza politica, istituzionale e amministrativa nei confronti delle persone che giustamente denunciano la carenza del diritto all'abitare. Quindi c'è la mia totale solidarietà, ma proprio perché c'è una totale solidarietà, una comunicazione amministrativa, un dialogo politico, che diciamo che l'occupazione di oggi non ha senso. Perché questa è una casa talmente aperta che oggi alle 14 avevo un incontro con loro. Quindi diventa un atto, secondo me, controproducente, che non aiuta, perché noi siamo determinati al 101% dal punto di vista politico a dare risposte sul diritto all'abitare, che si scontrano, ahimè, con politiche di austerità che ci costringono anche a noi a non riuscire a garantire diritti come vorremmo e anche certe volte a qualche lentezza burocratica di troppo del sistema complessivo della pubblica amministrazione. Detto questo, io credo che non servono operazioni di questo tipo perché, ripeto, il dialogo soprattutto con l'amministrazione dei Magistris è talmente ampio che mentre prima dicevo che da pubblico ministero vivevo più con le forze dell'ordine che con la mia famiglia, da sindaco sto più con loro che con la mia famiglia. Quindi ci incontriamo talmente tanto che diciamo questa azione poteva anche essere risparmiata.